Ale Carpianè, puntata numero 28, puntata conclusiva della stagione. Finale. The end, in tutti i sensi. Siamo qui con Conte e con Marco. Niente, Conte, un commento su questa partita? Noi facciamo prima il commento sulla partita, che per me l'abbiamo giocata molto bene. I primi 10 minuti sì. Un po' l'abbiamo lasciata in mano all'Udinese, però dopo, veramente, dopo quando abbiamo segnato il rigore, è stato un po' in discesa e l'abbiamo dominato. Verdi mi ha impressionato molto, soprattutto sul secondo gol. È vero. Tutta sì. La squadra ha giocato bene, l'esordio di Colombi anche lui mi è piaciuto. Speriamo, vediamo se il prossimo anno... Salutiamo i tifosi! Diciamo, possa rimanere con noi, però ne dubito. Comunque, la squadra l'ha giocata, l'ha vinta, quello che doveva fare. L'ha fatto. Dall'altra parte, abbiamo visto adesso il gol che ha preso il Verona, direi sì, che Gollini... Non so se verrà riconfermato Verona il prossimo anno come portiere titolare, perché i primi due sono veramente da ex portiere. Sì. Io ho lasciato lì di giocare per quei gol. E anche il cognome Gollini. Marco, ti volevo chiedere, sì. Abbiamo avuto 10 minuti in cui siamo rimasti in Serie A. Sensazioni? Ma guarda. Guarda, posso farvi una foto dei tre? Sì, intanto salutiamo i tifosi che se ne vanno. Guarda, allora, ti dirò, per me è finita la settimana scorsa. È già finita la scorsa? Sì, per te. Però sì, per me sì. Però sai, il tifoso sempre ci crede ovviamente. Vabbè, ci deve credere ora. Ci deve credere fino in fondo, però sì, diciamo che questa retrocessione non è una retrocessione di oggi, non nasce oggi. Della settimana scorsa, ma è tutto un insieme di cose che alla fine ti hanno portato a questa cosa. Anche dall'inesperienza. Sì, dall'inesperienza, di tante cose. Si paga anche quella. Niente, ripartiamo dalla Serie B. La mia vita non ci saranno delle partenze, ovviamente, ci saranno dei nuovi arrivi, per cui... Penso che Belek sicuro. Sì, anche perché non saranno... Diciamo che il ciclo nostro è arrivato al termine, purtroppo, però anche in una maniera, direi, tutto sommato, più che buona, perché abbiamo dimostrato anche oggi che ci potevamo stare benissimo in Serie A. Sì. Brucia molto, perché un punto perde la Serie A fa più male che perderla in altra maniera. Però certo, sono convinto che la società, seppur ha fatto degli errori, ha cercato di metterci delle pezze, non abbandonerà mai questo progetto, ma cercherà di ripartire alla grande. Comunque, sono convinto di questo. Comunque, ragazzi, volevo dire... Anzi, più che dire, fare una riflessione. È iniziata come un gioco, questo alle Carpi Alè, quest'anno. Sì. Ci siamo divertiti veramente tanto. Abbiamo fatto tante belle amicizie, che questa è la cosa più bella che c'è, indipendentemente dal calcio. Salutiamo esatto. Ciccio De Camp, perché oggi non... Ciccio è già in ferie. Purtroppo se n'è andato a letto, è andato in ferie, a Otemesler, a letto, per dirla. E sicuramente possiamo annunciare per lui che comunque noi per la Serie B ci saremo. Certo, certo. I ragazzi delle Carpi Alè, il Camper ha riconfermato il suo impegno per il prossimo anno, con mangiate, bevute, trasferte e tutto quello che c'è. In collaborazione con i ragazzi di Alè Carpi Alè. Poi dobbiamo salutare anche i Panthers, nostri esatto. amici. Il bar Tribune. Con il grande Jürgen. Esatto. Tornerà a casa stasera. Speriamo di sì. In una qualche maniera ci torna. L'ho visto in una foto che c'era una mascherina. Oh, che fa qualche rapina stasera. Ma chissà, infatti, con la scusa. Chissà. Comunque dobbiamo ringraziare anche tutti quelli che ci hanno seguito e ci hanno così sostenuto in questi nostri piccoli video. Li ringraziamo per essere Poi stati con noi. Poi volevo fare un attimo un saluto a voi due. Grazie. Perché vi siete sempre impegnati. Ah, io e nonostante
le vostre famiglie, i vostri figli, i vostri impegni, che questo ti porta via tanto tempo. Certo. Grazie mille per tutto quello che avete fatto a nome un po' di tutti. Va bene. Anche a voi che ci avete accolto come dei veri amici. Noi siamo entrati in punta di piedi, certamente. È come se ci fossimo conosciuti da tanto tempo. Esatto, e questa è la cosa più bella che c'è. Esatto, quindi un grosso in bocca al lupo al Carpi per la sua nuova stagione. Certo. Li ringraziamo comunque per tutti i momenti belli. E anche quelli brutti, perché poi quest'anno abbiamo visto delle squadre veramente importanti, dei giocatori veramente forti. Con rammarico nel cuore da parte mia dico andiamo in Serie B, anche se alla fine penso che non abbiamo demeritato assolutamente con nessuno, e prendo solo ad esempio le due partite con la vecchia signora, la regina del calcio italiano, dove non abbiamo sfigurato sia in casa che in trasferta a Torino, quindi questo è un po' l'emblema della stagione del Carpi, quindi ringraziamo anche tutti i ragazzi del Carpi che ci hanno fatto vivere queste bellissime emozioni, i giocatori che si sono impegnati a mio avviso veramente fino all'ultimo, tutto lo staff tecnico. Poi devo dire un'altra cosa, l'ambiente del Carpi è veramente un ambiente da portare a modello, perché stai tra amici insieme agli stessi giocatori, no? Che si rendono veramente di compleanno del Carpi, sono resi molto disponibili. Poi vorrei dire anche un plauso va a tutti i tifosi che hanno seguito la squadra anche nelle trasferte, diciamo con numeri importanti, che questo era un nostro problema, ma abbiamo visto che abbiamo avuto anche dei buoni numeri, ecco. Comunque, detto questo, col salutatore che ci saluta dietro, come nelle migliori famiglie, un saluto da Paolo Dal Conte, da Berta che è con noi, un saluto a tutti voi, speriamo di rivederci presto. Ci rivediamo presto. E per l'ultima volta della stagione 2015-2016, esatto. Non per l'ultima volta. Un solo grido. Un saluto a tutti e Ale Carpi Ale!